Da quando ho iniziato ad usarlo mi sto trovando benissimo, veramente lo consiglio a tutte. Allora, è veramente semplice, semplice da fare. Gli ingredienti sono pochissimi. Allora, olio di cocco. Io sto usando questo della Cavì e ve lo consiglio, è veramente ottimo. Poi zucchero di canna, sale, sale fino, e fondo di caffè. Allora, io comincio. Mettiamo nella ciotola circa, vedete, al momento è solido il burro. Mettiamo 2 cucchiai circa di burro, olio di cocco. Dopodiché metterò, comincio con 2 cucchiaini di zucchero di canna, e poi vado con 2 cucchiaini di sale circa e comincio a mescolare. Come vedrete, l'olio da solido diventerà liquido, si scioglierà man mano. Questo potrebbe andare già bene così, quindi usare solamente l'olio di cocco e lo zucchero di canna e il sale. Però se vogliamo renderlo anche anticellulite, ci possiamo aggiungere, come faccio io, i fondi del caffè, che sono veramente molto usati in estetica. E quindi vedete, più si mescola più diventerà liquido l'olio di cocco. Ora ci vado ad aggiungere il fondo del caffè. Quindi, dopo che avete fatto il caffè, non buttate i fondi, vi possono sempre servire. E mescoliamo. Io non andrò ad aggiungere nient'altro, né zucchero né sale, va bene questa così la consistenza. Il profumo è meraviglioso, non ve lo dico proprio, ho voglia di mangiarlo. Ed ecco qui il mio scrub per il corpo con azione anticellulite, è pronto. Allora, io solitamente lo metto nelle zone critiche, ma anche sulle zone dove c'è bisogno di per la cellulite, insomma, sui fianchi, sul sedere, sulla pancia, vedete voi, e lo lasciate agire un pochino. Quindi dopo che vi siete scrubbate, lasciate agire un pochino, almeno 5-10 minuti, e poi risciacquate. Ve lo straconsiglio perché io da quando lo uso, io lo faccio più o meno una volta a settimana lo scrub, e pensate che ho la pelle secca, lo sapete, quindi tendo sempre a mettere la crema corpo dopo la doccia. Dopo aver fatto questo scrub, essendo l'olio di cocco molto ma molto nutriente e idratante, non c'è bisogno di mettere la crema corpo, quindi pensate un po'. Vi ripeto gli ingredienti, che sono semplici: olio di cocco, ho messo 2 cucchiai, zucchero di canna più o meno 2 cucchiaini, sale da cucina 2 cucchiaini, e poi il fondo di una macchinetta da 2 tazze, che ho usato, di caffè. Ed è semplicissimo, veramente. Se avete in casa l'olio di cocco, provate a farlo, veramente ottimo, ve lo straconsiglio. E poi vi lascia un odore addosso di cocco che è bellissimo, soprattutto adesso che si avvicina l'estate,
veramente straconsigliato. Io spero che questo video possa essere utile a qualcuna di voi. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere tutti i commentini sotto. Io vi mando un bacio e a presto. Ciao!